Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre sono lodati. Anzitutto oggi stiamo celebrando la memoria di Sant'Agata, Vergine e Martire, una santa molto popolare, molto importante, e di cui adesso vi leggerò brevemente la storia del martirologio, che è molto caro a Chiesa Latina perché è ricordata, è una delle preghiere eucaristiche più antiche, quella che faremo questa sera, che è il cosiddetto canone romano. Lei con altre sei vergini, vissute al tempo dell'impero romano, e diversamente martirizzate. Non so se sapete che qui abbiamo un'immagine di Sant'Agata nella cappellina della Dolorata, è una delle due vergini martiri vicine che si riconosce dal fatto che ai suoi piedi ci sta una mammella recisa, perché tra le varie cose che ha subito, come sentiremo, c'è stato anche il taglio delle mammelle. Vi leggo la sua storia. A Catania in Sicilia, il Natale di Sant'Agata, vergine e martire, che al tempo dell'imperatore Decio, stiamo intorno al 258 dopo Cristo, sotto il giudice Quinzianio, dopo gli schiaffi e il carcere, dopo l'eculio e la distorsione di membra, dopo il taglio delle mammelle, dopo essere stata rotolata sopra cocci e bracci, finalmente in prigione, pregando in Dio, finì la vita. Questa è stata la sua storia. Non so se conoscete l'eculio, che cos'era, una cosa terrificante, era una macchina da tortura fatta con dei cavalletti, ti ci legavano sopra e ti stiravano le membra da capo a piedi, insomma, ne passate veramente tante. Sant'Agata. Venendo alla liturgia di oggi, il Vangelo si fa vedere l'attività taumaturgica di Gesù, che ha occupato la gavata del suo ministero. Gesù li guariva gli ammalati, una cosa che ci rende sempre molto molto sensibili, le guarigioni dai mali, ci stavano allora e ci stanno anche oggi. Non tutti i malati vengono guariti, perché un malato venga guarito da Gesù ci vogliono due condizioni, ci devono stare tutte e due. Primo, la fede di chi chiede la guarigione, perché le guarigioni vanno chieste con fede. Secondo, Dio deve reputare che quella guarigione faccia bene all'ammalato, quindi sia realmente un bene, perché alcune malattie, come sappiamo, sono permesse per fini più grandi da parte del Signore, per progetti più grandi, o per il malato, perché si converte e salvi l'anima, o per le persone che gli stanno intorno. Ma quando ci sta la fede e il beneplacito della divina volontà, i malati guariscono, ieri come oggi, quindi, ed è fonte di grande gioia e di glorificazione. Voi sapete che, come mi dato nel nome di questa domenica, le malattie sono una conseguenza, sono un male effetto, non sono un male causa. E le malattie sono il segno della presenza del peccato nel mondo, e la guarigione dalle malattie è un atto della misericordia del Signore che va a toglierci dei guai che purtroppo noi stessi ci siamo autoprovocati. Due parole in più sulla prima lettura, che è il testo molto bello. Sapete che Salomone, figlio di Davide, fece costruire il primo grande tempio di Israele, famosissimo. Il tempio di Salomone era una delle sette meraviglie della terra. Qui abbiamo proprio, diciamo, l'inaugurazione con l'ingresso del tempio di Salomone dell'arca dell'alleanza. Abbiamo sentito l'arca dell'alleanza conteneva, attenzione, che conteneva veramente le tavole con i 10 comandamenti scritti dal dito di Dio e date da Mosè sull'Oreb. Oltre a questo, anche se il testo qui non lo dice, c'era anche dentro un pezzettino di manna, che era il pane miracoloso che Dio aveva dato al suo popolo durante la traversata del deserto, e la verga fiorita di Aronne. Aronne era un membro eccellente della tribù di Levi, che tra le 12 tribù di Israele era quella che era stata scelta attraverso questo segno, appunto il bastone fiorito da Dio, per occuparsi del servizio al santuario e del ministero sacerdotale. Quindi la tribù di Levi in Israele, tutti i membri maschi erano dediti al servizio del Tempio per scelta del Signore. Quindi dentro quest'arca c'era la legge, il sacerdozio e la manna. E aveva un posto a parte nel Tempio, nella parte più profonda del Tempio di Gerusalemme, il cosiddetto Santo dei Santi, dove soltanto il sommo sacerdote poteva entrarci solo una volta l'anno. Abbiamo sentito che appena entra quest'arca, la nube, che già dall'esodo era stata insieme della presenza del Signore, riempie talmente tanto il Tempio che i sacerdoti non hanno potuto rimanere dentro, non uscire. E Salomone che esclama: io gli ho costruito una casa potente, un luogo per la tua dimora perenne. Questo è ciò che tu pensate,
grande i tempi nostri o è più grande il Tempio di Gerusalemme? Noi nei nostri tempi, anche qui, lì in particolare, non ci abbiamo semplicemente l'arca dell'alleanza, d'accordo? Che era un segno della presenza del Signore, ma noi abbiamo la presenza del Signore reale, perché abbiamo l'Eucaristia. Cioè i templi cattolici sono stati pensati da sempre come casa di Dio. E qui mi raccomando e ci raccomando, dobbiamo crescere tutti quanti, sempre di più e sempre meglio, nel senso della casa di Dio come tempio di Dio, quindi come luogo. Sapete che già qualcuno mi ha detto qualche volta ho provato a venire a pregare, però vengono i turisti e cominciano a parlare e mi disturbano, non si può pregare. Questo per esempio non deve succedere. Io ho messo dei bei cartellini fuori. Certamente questa è una chiesa d'arte, quindi non si può impedire che sia visitata, ma questa si visita non come museo, ma come chiesa d'arte. Qui tu entri e qui dentro la regola è il silenzio, facciamoci sempre attenzione. Come diceva padre mio, in chiesa il clima di Dio è il silenzio, in chiesa si parla con Dio nella preghiera o si parla di Dio nel culto, pregando ad alta voce o nella predicazione, basta. Dobbiamo abituarci tutti quanti, se abbiamo una necessità urgente proprio di scambiare qualcosa, in chiesa non si parla a bassa voce, si parla sotto voce, così se deve quasi sentire. Adesso mi sentite perché sto a mio, non si deve sentire niente, per rispetto sia al Signore sia anche alla persona che ti sta vicino e che se sta pregando, io vi assicuro, è successo anche a me qualche volta, no? Che magari mi sbaglio, non ci fai attenzione. E poi qualcuno viene delicatamente a farti notare, sai, parlo di anni, io stavo pregando e mi hai disturbato. Bruttissima cosa, capito? Perché questo è un luogo dove Dio, tra virgolette, ha i suoi diritti, ha i suoi diritti Dio, e c'ha il diritto che qua dentro vuole stare in grazia di Dio. Capito? Perché se uno sta in grazia di Dio, dentro la casa di Dio, ma tu stai in grazia di Dio. Sono cose che dobbiamo salvaguardare, che dobbiamo tutelare, perché vi assicuro anche le persone lontane da Dio mi raccontano delle cose bellissime, delle volte veramente entrano in chiesa anche, e solo entrare in chiesa, se la chiesa è ben custodita, se la chiesa è tenuta bene e c'è un buon clima dentro, già ti fa respirare, ti dà un senso di pace, risveglia nell'anima anche di una persona che è lontana quel senso di Dio, che abbiamo bisogno anche che sia custodito in alcuni luoghi. Ecco, noi siamo fortunatissimi, quindi abbiamo una casa di Dio che parla molto di Dio, molti punti di vista, aiuta moltissimo ad entrare in preghiera. Io dico sempre, io non ho mai pregato così bene come da quando sto qui, veramente qui dentro è veramente un ambiente che aiuta molto chi lo desidera a entrare in accoglimento. Il nostro compito è riscoprire sempre di più la bellezza e avere quella delicatezza di custodirne la sacralità, appunto il rispetto verso colui che l'abita, in primis che è il Signore, e anche verso coloro che all'interno del luogo sacro desiderano un incontro profondo con Lui. Ecco. Chiediamo a Maria Santissima che ci doni questa grande delicatezza interiore per abitare bene la sua casa e che ravvivi sempre una più profonda e cosciente fede in Gesù, sia per chiedergli grandi grazie, sia per essere capaci di testimoniarla nella nostra vita, forse non saremo chiamati al martirio, ma sicuramente ad essere fedeli testimoni di Gesù in quanto battezzati e cresimati. Tutti lo siamo. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre, sempre.